È un po' il simbolo di questa Amatori che ha vinto il campionato, per meglio dire le Final Four di Montecatini, ha coronato il sogno del ritorno in Serie A dopo 33 anni. Ennio Leonzio, a mente fredda. Ennio, che cosa possiamo dire dopo questo trionfo, questa cavalcata trionfale? Guarda, ci ho messo forse 2-3 giorni a capire quello che ho fatto e quello che avevamo fatto tutti quanti insieme. Veramente è stata una cosa incredibile, è un sogno che praticamente viene incoronato dopo un anno di duro lavoro, di sacrifici, ma soprattutto di alti, di bassi. E posso dire solamente che ce lo siamo meritati dopo un grandissimo lavoro. La vittoria dei playoff ha dato il là alla squadra ovviamente per l'approdo alle Final Four, ma durante la stagione quando hai pensato o capito che questa squadra potesse arrivare fino in fondo? Guarda, sembra strano da dire, ma l'ho capito dopo la sconfitta con Giulianova. Eravamo più 20, alla fine abbiamo perso di 2. E dopo quella domenica ho capito che ci potevamo rialzare tutti quanti insieme e lo abbiamo fatto da squadra. E secondo me l'abbiamo dimostrato alla grande. Vogliamo un attimo spiegare la tua esultanza dopo i tiri, soprattutto da 3 punti. Che cos'è, come mai quel modo di esultare rivolgendoti ai tuoi tifosi? Beh, ti dico che sabato, dopo che abbiamo perso con Milano, avevo promesso ad alcuni miei amici che il giorno dopo sarei diventato il pistolero della partita. Meno male è riuscito. E poi c'è un'altra analogia, ci possiamo scherzare su perché lo sport è bello anche per questo. Un Chietino Doc ha portato Pescara in Serie A. I tuoi amici di Chieti come l'hanno preso? Guarda, sembra quasi una barzelletta, ma è successo veramente. La maggior parte della gente che veniva a Pescara è di Chieti. La maggior parte sono amici miei e li devo ringraziare perché mi hanno sempre stimolato e motivato durante tutto l'anno. Stai pensando già alla prossima stagione, lo hai detto a chiare note, voglio restare a Pescara. Beh, devo parlare ancora con la società e con l'allenatore, ma vediamo un po' cosa ci svelerà questo futuro.